Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni. Iniziamo una nuova puntata insieme ad un calciatore del Pescara, insieme ai Pulcini 2010, sono loro questa sera i nostri ospiti, insieme a Paolo Toro, che è il giornalista del Centro, oggi nostro ospite. Ciao Paolo, grazie buonasera, per essere buonasera. Qui. E insieme a Massimo Profeta, che è collegato con i nostri Cuccioli. Ciao Massimo. Eccoci qui, buonasera a te. Buonasera, allora salutiamo Eddie Baldassarre, Andrea Falzarano, l'allenatore e il suo vice, buonasera. Conosceremo questo mondo così bello, così innocente. Loro hanno 10, 11 anni e tra l'altro oggi c'è un festeggiato in questa schermata di Cuccioli perché c'è Marco che compie 10 anni, vediamolo, ecco qui ha il, diciamo, ha il, i palloncini e... il buffet alle sue spalle. Ciao Marco, vogliamo fare un applauso? Tanti auguri Marco, buon compleanno. Grazie. Come hai festeggiato questo giorno? In famiglia. In famiglia, beh, sono tempi particolari, non si può fare di meglio. Allora, mister Baldassarre, come sono questi ragazzi? Sono fantastici, ci divertiamo con loro. Ogni volta che andiamo in campo, purtroppo questo periodo non riusciamo a vederci molto, però rivederli dopo magari un mese è sempre bello. Loro seguono il Pescara prima squadra, immagino. Assolutamente, ne parliamo anche in allenamento, devono essere anche i primi tifosi, che sono i tifosi del domani. E quindi saranno felici di conoscere Andrea Tabanelli, che è il calciatore del Pescara, che si collegherà con noi tra poco. Vorrei chiedere a Paolo, poi a Massimo, un nuovo acquisto che il Pescara ha potuto testare poco per via delle sue condizioni fisiche. Sì, un nuovo acquisto ritenuto a ragione importante fra gli altri centrocampisti che il Pescara ha comprato a gennaio, un giocatore di struttura che anche sul campo ha dimostrato tatticamente, insomma, di inserirsi bene nel gioco della squadra. Peccato che sono diverse partite che non può giocare per infortunio. Sicuramente è un rinforzo che ci voleva, insomma, un rinforzo opportuno e che anche in queste partite appena giocate avrebbe potuto dare una grossa mano alla causa del Pescara. Peccato che si sia infortunato, un professionista per quello che abbiamo potuto capire noi che l'abbiamo conosciuto adesso, insomma, un professionista serio, affidabile e, ripeto, soprattutto che ha portato fisicità all'interno del centrocampo, ha saputo adattarsi subito al gioco della squadra, è stato tra i migliori ovviamente soprattutto nelle prime gare poi in cui ha giocato fin dall'esordio, per cui un elemento affidabile che torna molto utile in questa fase difficile del Pescara di questo fine campionato. Ecco, volevo coinvolgere Massimo Profeta proprio su quello, visto che tra poco parlerai di Tabanelli quando ci sarà anche lui. Il Pescara che ha perso una nuova chance nella gara casalinga di martedì, nulla è perduto comunque ancora. Beh, nulla è perduto, ci facciamo coraggio naturalmente, perché la situazione è molto molto delicata, non bisognava perdere, anzi si diceva che fosse la madre di tutte le partite, la gara con l'Ascoli, tutti quanti avevamo detto crocevia della stagione, bisogna vincere, aver perso è stato molto grave, perché tu insomma quando arrivi a pochi minuti alla fine, 11 contro 10, Pescara in 10 per l'espulsione di Scognamiglio, è chiaro che il punto sarebbe stato oro. Sarebbe stato di importanza capitale, invece purtroppo è arrivato il gol al 92esimo di Bajč. Niente, bisogna fare necessità virtù, Milan. Ma restano solo 9 partite, l'aritmetica non condanna affatto ancora i biancazzurri, però bisogna muoversi, è chiaro che ogni partita bisogna vincerla a questo punto, bisogna cercare di vincere tutte le partite, non sarà facile naturalmente, non è che puoi pensare di vincere 9 su 9, altrimenti ti salveresti anche direttamente con 27 punti a disposizione, però devi cominciare, cioè domani a Vicenza bisogna andare a vincere, è chiaro, questo, cioè, ormai non ci sono più parole, contano i fatti, dai, noi ci facciamo coraggio, no, dicendo sì, non è finita, d'accordo, però purtroppo poi la realtà è un'altra.
E torniamo ai nostri Pulcini 2010, siamo andati sul campo a vedere come si allenano, è stato poco prima che si fermasse anche la scuola calcio in questa categoria, vediamo Luca Teseo. Sì, questo è un gruppo da 19 ragazzi, sono già 2 anni che siamo io e il Mister Ed insieme. È un gruppo abbastanza omogeneo, sono 7-8 2011, il resto sono 2010. Beh, diciamo che è un'attività abbastanza ludica, cioè di divertimento. La base di tutto è il divertimento. Ovviamente poi ci mettiamo degli obiettivi tecnici, partendo dalla motivazione, facciamo delle partite a tema sempre con rispettando il protocollo si socializza, essendo anche un gruppo che si conoscono da 2 anni e molti vanno in classe insieme, quindi si crea un ambiente abbastanza bello. Dove giriamo nelle attività di base della Pescara Calcio, i genitori sono molto collaborativi, cioè non pensano tutti quanti di avere il nuovo Verratti dentro casa, eccetera, vi lasciano totale autonomia, questo è bello, no? Sì, assolutamente, e questo gruppo devo dire che questi genitori non hanno grandissime aspettative su questo aspetto, quindi ci lasciano stare tranquilli, lavorare tranquilli e farli divertire. Mister Falzaranaco, diamo anche la parola a lui, quanto soffrono i ragazzi questa chiusura della scuola calcio? Beh, molto, molto. Ovviamente diciamo che il campo è anche un'alternativa alla scuola, quindi diciamo che sentono abbastanza la mancanza, ecco. E che cosa fate per tenerli allenati, tra virgolette? Date un programma che ognuno può svolgere in casa? Beh sì, diamo dei programmi di allenamento molto basici, molto semplici, che loro possono svolgere anche nella loro cameretta e quando è possibile anche facciamo dei collegamenti qui su Zoom anche per rivederli, ecco. Sentiamo i ragazzi, abbiamo una domanda per Paolo Toro, Samuele fa una domanda a Paolo Toro, Samuele. Da quanto tempo segui il Pescara? Come? Non lo so. Da quanto tempo segui il Pescara? Ah sì sì, guarda, il Pescara lo seguo da bambino, forse dall'età tua. Andavo con mio zio che mi portava sempre ai distinti a vedere la partita, da quando c'erano giocatori che poi sono passati alla storia, parlo, vabbè, nomi che ovviamente tu non conoscerai, la squadra di Dicenzo, Folladore, Magni, magari Massimo qualche cosa si ricorderà pure lui. E quella è stata la cosa che mi ha fatto innamorare, la partecipazione, lo stare poi in mezzo alla gente e vedere la partita mi ha fatto innamorare del calcio. L'ho cominciato anche a praticare fino a 16-17 anni, quando poi per amicizia, per delle casualità, ho optato per un altro sport, perché ero un longilineo e quindi ho cominciato a giocare a basket, e quindi non l'ho praticato più, ma a seguirlo poi l'ho sempre seguito e quando ne ho avuto ovviamente l'opportunità anche con il giornale, e, insomma, tutte le attività del calcio parallelamente a quelle del basket, che è l'altra disciplina di cui mi occupo e della quale sono appassionato. Però la scintilla è scoccata proprio in quei giorni in cui a mezzogiorno, all'una, veniva mio zio a prendermi a casa e mi portava ai distinti, entravo con lui senza pagare perché avevo 8 anni, 9 anni, quindi non nemmeno c'era questa incombenza, e lì ho cominciato a conoscere, insomma, questo mondo. E poi ovviamente il tutto è stato coniugato sul fatto che giocavamo nei nostri quartieri, nei giardini pubblici tenuti male, cioè in questi campetti rimediati. Fino a 14-15 anni non c'erano le strutture che ci sono oggi.
però anche lì ci sono, non sono venuti a mancare gli stimoli, anche lì piano piano ci siamo divertiti, abbiamo fatto, ho fatto amicizia con tanti ragazzi che poi ho rivisto nel corso degli anni, e quindi è stata una cosa ovviamente molto positiva questo accostamento allo sport, accostamento allo stadio, al frequentare lo stadio e ad avviarmi poi a... a riconoscere come lo sport come una disciplina di vita, una disciplina, una filosofia di vita, cioè una materia nella quale stare sempre dentro, una materia attinente a tutto quello che poi uno fa. Samuele, ti stai allenando a casa da solo? Sì. Cosa fai? Dove? Quali esercizi fai? Gioco con mio fratello. E gli altri ragazzi, fatemi sentire, un sì, un no, vi state allenando? Sì. Sì, sì. Sì. Unanime. Bravi, sì. Bravi. Con sì. Mio fratello, dice qualcuno. Marco, la tua domanda per Paolo Toro. Ti dispiace scrivere quando il Pescara perde? Ma guarda, purtroppo nello sport, tu lo sai, lo sport non è fatto solo di vittorie, si vince e si perde, quindi ci si trova a dover raccontare, commentare delle situazioni, certe volte positive per la squadra della propria città e certe volte negative. Nel lavoro del giornalista, come sai, insomma, l'obiettività è uno dei canoni imprescindibili, anche se nello sport chiaramente c'è un po' una forzatura, no, a seguire molto più da vicino le vicende della, della propria città, e quindi è chiaro che quando il Pescara perde dentro magari c'è tanta amarezza, perché siamo tutti sportivi, siamo tutti un po' e quindi appassionati, e quindi facciamo un po' sempre il tifo, no, per la squadra della città, però anche se dentro c'è tanta amarezza bisogna comunque poi rappresentare le cose con il massimo dell'obiettività e quindi dire le cose come stanno. Se il Pescara, vabbè, Pescara o qualunque altra squadra si debba commentare, se il Pescara va bene ovviamente se ne parla bene senza magari enfatizzare troppo. Se il Pescara va male si devono raccontare e criticare i motivi per cui, secondo il giornalista, la squadra va male. Sempre senza, secondo me, essere magari sia nel caso positivo che nel caso negativo, andare oltre, cioè dire delle cose chiare e il più possibilmente obiettive, raccontando i fatti per come si sono svolti. Massimo, questa domanda la giro anche a te, il tuo cuore in questo periodo, quando commenti il Pescara, i risultati? Scusami, non ho capito. Il tuo cuore in questo periodo, quando commenti i risultati del Pescara? Beh, certo, non è un, diciamo, un momento dal punto di vista anche nostro, morale, diciamo, dal punto di vista morale non è un bel momento. Cioè, è chiaro che quando commenti le sconfitte non stai mai bene, ma sarei bugiardo se dicessi il contrario. È chiaro che ti entra dentro, c'è una squadra che tu segui ormai, io la seguo da 27 anni, seguo le vicende di questa squadra, è chiaro che ti fa male vedere una squadra che perde, non riesce a trovare una soluzione, non riesce a vedere una piccola luce in fondo al tunnel. C'eravamo quasi arrivati, insomma, Grassadone era stato bravo nelle prime 5 partite. Adesso si è ritornati purtroppo a commentare una sconfitta, l'ennesima di questo campionato, tra l'altro la nona all'Adriatico Giovanni Cornacchi. È chiaro che non puoi stare bene. È vero quello che dice Paolo, bisogna sempre commentare con distacco, io sono d'accordo con lui, cerchiamo di farlo tutti, però poi quando chiaramente la senti un po' come la tua creatura, perché la segui da tanti anni e quindi ci metti anche quel pizzico di pathos, di passione, che non guasta mai, ecco, senza esagerare però, Mila, io sono d'accordissimo con Paolo, bisognerebbe essere sempre molto equidistanti, in questo caso non è facile, perché comunque senti il Pescara, la squadra che segui, la senti tua, e quindi mi rendo conto che non è facile. E adesso torniamo ai nostri pulcini, mister Baldassarre, qual è il vostro campo di allenamento? Campo antistadio. Il campo antistadio, sì, che abbiamo visto anche prima nelle immagini. Quando sperate di poterci tornare? Avete una vaga idea? Speriamo il prima possibile, il più possibile,
penso che con le restrizioni che ci sono dopo Pasqua, speriamo. Ce lo auguriamo tutti, veramente. E adesso torniamo all'antistadio con i ragazzi. Parlano loro al microfono di Luca Teseo. Ciao, sono Domenico Di Florio, ho 10 anni e gioco al Pescara da ben 3 anni. Sono Michele Leo, sono nato nel 7 ottobre del 2010 e sto al Pescara da 3 anni. Noi ci divertiamo molto, anche se in questo periodo è un po' più difficile, ma cercano sempre di dare il meglio con noi. Mi trovo molto bene perché ci fanno fare molte cose belle. Adesso in questo periodo è difficile farci, tra virgolette, divertire abbastanza perché... Voi volete fare i contrasti, non sì, si possono fare. La cosa più bella, però comunque ci fanno divertire perché ci fanno fare tiri, alla fine sempre rigori e per questo. Io mi sono rapportato molto facilmente perché sono molto socievole e mi diverto molto con i miei compagni, sto bene. Cioè tu sei il compagnone del gruppo? Sì. I mister sono molto bravi, capiscono quando un giocatore, diciamo, della nostra età ha bisogno di qualcosa, se oppure si è fatto male, e viene subito il nostro soccorso e fanno il meglio per aiutarci a divertirci. Ci fanno fare molto le partite a zone, che sono belle, però meglio, di sicuro meglio i contrasti, e ci fanno fare molti tiri, anche se io con i tiri non ero anche molto bravo e quindi mi sto esercitando anche in questo periodo. In questo periodo non sono molto bravo, ne segno poche. L'ultima bella che ho fatto è stata appunto 2 mesi fa, abbiamo giocato contro il Pescara 2009 e appunto segnato. Avete vinto? Abbiamo vinto 4-3. Bravissimo. È stato difficile, però ce l'abbiamo fatta. C'è bisogno di molto studio e anche molta forza di volontà. E tu ce l'hai? Sì. Paolo, prima di accogliere il calciatore, parliamo della prima gara del Pescara. Purtroppo non ci sono buone notizie per la squadra di mister Irvese, perché sono stati registrati dei casi di Covid all'interno e quindi si ferma per adesso l'11 bianco-azzurro. È un peccato perché con un primo posto in classifica, premettiamo che i giocatori stanno tutti bene comunque. Io penso che sia, tra virgolette, un danno sportivo notevole per una squadra che sta facendo molto bene, quindi complimenti al tecnico Irvese. E interrompere, adesso io non so quali potrebbero essere le eventuali conseguenze, però sai, interrompere l'attività in una fase crescente o comunque stabile di valori ad un livello alto, poi si potrebbero trovare magari dopo delle difficoltà che ci auguriamo poi non ci siano. Sarebbe stato meglio evitarlo, però purtroppo il periodo è questo, credo che non sia nel panorama calcistico e più sportivo in generale l'unico episodio, era un rischio che si correva e quindi che si corre, si continua a correre ancora, per cui un po' di pazienza e speriamo che la squadra riprenda con gli stessi ritmi con cui ha lasciato, insomma. E sentiamo l'allenatore Pierluigi Irvese, che è collegato con noi in Zoom. Buonasera mister. Buonasera Mila, buonasera agli ospiti. Allora, come è entrato il Covid in casa della primavera? Non è facile purtroppo capire. Sono venuti fuori alcuni ragazzi positivi e vediamo un attimino. In questo momento possiamo soltanto rispettare e applicare il protocollo. Vediamo un attimino. Tanto la priorità è la salute dei ragazzi. Quindi, e poi considerare pure, ecco, di
come si parlava prima, di non bloccare l'attività agonistica completamente, perché sarebbe un peccato. Ecco, diciamo che i ragazzi stanno bene, lo confermi che i positivi non hanno sintomi preoccupanti? No, no, assolutamente, sono tutti asintomatici, quindi i ragazzi stanno bene, però purtroppo sono risultati positivi, quindi di conseguenza bisogna, diciamo, applicare il protocollo e fare il percorso delle 2 settimane di isolamento per quanto riguarda il discorso dei ragazzi positivi. Tutti gli altri che sono stati a contatto purtroppo dobbiamo anche per gli altri cercare di effettuare questo periodo di isolamento, e quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di allenarci in maniera diversa per non perdere quella condizione fisica che i ragazzi avevano raggiunto, in modo tale poi qualora dovessimo ricominciare fisicamente, quantomeno fisicamente, possiamo riprendere il passo giusto che i ragazzi hanno avuto fino adesso. Quindi salta la gara di domani con il Frosinone, salterà anche quella di una settimana dopo con l'Entella e poi si presume che possiate tornare in campo. Sì, dovrebbe essere così il percorso. Vediamo un attimo, sicuramente domani non giocheremo a Frosinone e penso che anche la prossima in casa con l'Entella la salteremo. E dopo queste 2 settimane si effettueranno i tamponi e speriamo nella settimana 28-29 di poter ricominciare quantomeno gli allenamenti per poi riprendere contro lo Spezia la settimana successiva. Questi collegamenti lezione in Zoom come avvengono? Sì, ci siamo organizzati così con i ragazzi, tramite i nostri preparatori, e effettueremo delle sedute dove andremo a lavorare soprattutto sotto il profilo fisico, quindi fare un lavoro metabolico, un lavoro di forza, quantomeno di questo ci servirà sicuramente per non perdere la condizione fisica, però ripeto, ecco, non è sicuramente l'allenamento che faremo sul campo, però per il momento ci dobbiamo accontentare di questo. Allora, noi facciamo un grande in bocca al lupo ai ragazzi che sono positivi, ma a tutta la squadra, Paolo, augurandoci che poi si torni in campo con la stessa forza, sia fisica ma mentale, soprattutto di prima. No? Forse la questione mentale è ancora più, inciderà, ancora di, potrebbe incidere ancora di più rispetto alla questione fisica, ma io penso, insomma, che la squadra, almeno per quello che si è visto, che abbiamo sentito, insomma, abbia una struttura a questo punto del campionato abbastanza consolidata, per cui potrebbero esserci dei, tra virgolette, danni sul rendimento, però io penso che siano assolutamente superabili. D'altronde è una questione di cui ovviamente non ha colpa nessuno, è successo. Io penso che il tecnico e lo staff abbiano già predisposto tutti quegli accorgimenti per poter riportare la squadra al livello allo stesso livello al quale è stata costretta ad interrompere l'attività. Bene, giusto così, mister, ha ragione Paolo Toro? Sì, sì, assolutamente. Faremo il possibile per farci trovare pronti quando ricominceremo il campionato. E sono sicuro che troveremo la soluzione per superare questo periodo negativo, e i ragazzi parliamo spesso con loro, quindi loro sono pronti a superare questo periodo. E l'importante, ecco, è l'obiettivo nostro deve rimanere sempre quello, e la voglia, la determinazione ci porterà sicuramente a superare questa negatività in questo momento, ma soprattutto sono convinto che la voglia che hanno i ragazzi porterà a trovare, ripeto, ecco, la soluzione per uscirne fuori. Grazie di nuovo a mister Pierluigi Iervese e in bocca al lupo, e noi torniamo ai nostri pulcini. E un po' meno cucciolo mister Baldassarre, che ha una domanda per Paolo Toro.
Sì, buonasera. Buonasera. Da dove è nata la sua passione nel diventare giornalista? La mia passione per diventare giornalista, guarda, è stato un caso, perché da ragazzo, ovviamente per essere giornalisti la prima cosa che bisogna avere, secondo me, è essere molto curiosi, cioè cercare di capire le cose, di approfondirle in qualche maniera, di affrontarle. E io avevo questa sensibilità, ero molto curioso e mi piaceva raccontare le cose per bene, anche quando andavo a scuola, insomma, mi piaceva quando andavo a vedere le partite da bambino, cercavo di raccontare, e quindi era questa sensibilità che poi mi ha consentito di andare avanti, perché piano piano negli anni, parliamo dei primi anni 70, a Pescara c'erano un paio di radio libere, eccetera, cominciai a collaborare e cominciai poi a collaborare anche con i giornali, che però erano solo due e io ero un ragazzo di 20 anni, quindi non c'era molto spazio, però qualcosina facevo. Poi è arrivata la liberalizzazione, sono nate le televisioni e quindi c'era allora, io frequentavo TVQ e con altri giornalisti che poi hanno fatto quella carriera in via prioritaria, abbiamo cominciato a fare dei programmi e poi quando è nato nell'86 il quotidiano Il Centro è cominciata una collaborazione costante che dura da allora fino ad oggi. Però devo promettere che per me la prima cosa è stata la passione, che mi consente ancora oggi, insomma, di seguire nel mio piccolo tutte queste cose, perché io parallelamente come attività lavorativa ne ho fatto un'altra, è stata un'attività bancaria. Che per 40 anni e passa, insomma, mi ha trattenuto, è da poco tempo che sto in pensione, però è stata una cosa sempre, diciamo, parallela. Quindi io come giornalista sono pubblicista, come si dice, cioè un collaboratore, non ho svolto in via prioritaria questa attività, ma l'ho fatta sempre, costantemente, soprattutto mosso da una grande parte. Ti deve piacere vedere le cose e avere voglia di raccontarle. Bene, domanda da mister Baldassarre per Massimo. Vorrei fargli la stessa domanda. Dove è nata la sua passione nel diventare giornalista? Sì, intanto volevo fare i complimenti a Paolo perché la fa questa professione molto bene. Non è piaggeria, Paolo. Tu sei un caro ragazzo, sempre molto disponibile. E niente, per rispondere invece alla tua domanda, Eddie, vero? Baldassarre? Sì, sì, ma sì. Guarda, è stato un caso in realtà, perché io nel lontano 1989, cioè 32 anni fa, chiesi a Ermanno Ricci, che insomma io lo posso dire senza tema di essere smentito, è stato, diciamo, quello che mi ha lanciato, tra virgolette, chiesi a lui di partecipare a una trasmissione televisiva. Diciamo che imitava molto la trasmissione Funari, pro e contro. C'era il Pescara, era in Serie A, c'era Galeone, insomma un grande interesse intorno al Pescara, non come oggi, sicuramente molto di più, anche perché il Pescara militava in Serie A, Galeone sappiamo che è stato insomma, ha catalizzato l'attenzione di tanti sportivi e tifosi della Pescara. Io partecipai a questa trasmissione e da lì è nata questa avventura, perché l'anno dopo l'ho seguito in una emittente privata, Antenna 10, e poi ho anche tralasciato per gli studi che dovevo completare, gli studi universitari, e dal 94 diciamo seguo, diciamo che esercito professionalmente, giornalmente, questa attività. Quindi ecco, è nato tutto per caso, non c'era neanche forse l'intenzione, penso. È nato tutto per caso e devo dire che insomma mi è sempre piaciuta questa professione, mi sono sempre impegnato, insomma c'è grande passione sicuramente, anche perché ho avuto anche la fortuna di giocare un po' a calcio a livelli bassissimi, per carità, però secondo me aiuta anche fare sport per capire poi certe dinamiche anche a livello non solo tecnico-tattico ma anche a livello psicologico. E si vede che c'è la passione, Massimo. Ragazzi, potete anche voi magari seguire l'esempio. Massimo, da calciatore è passato poi a diventare giornalista sportivo, non è detto che succeda anche a voi, perché no? Noi vi auguriamo di diventare calciatori come voi sognate, però a volte la vita può anche offrire delle opportunità interessanti ugualmente, o no, Massimo? Se volevi dire qualcosa? Sì, no, vabbè, ma io non sono stato, io ti ringrazio, io non sono stato un calciatore e non aspiravo neanche a farlo. Modesto. No, devo dire, Paolo, perché io, cioè, mi piaceva giocare proprio a calcio, però non è che avessi intenzione di fare il calciatore, forse perché prima i ragazzi della mia età non avevano, no, questo obiettivo come i ragazzi di oggi.
c'erano forse anche altre priorità prima, credo. Io parlo come famiglia mia, come educazione che mi è stata impartita. Quindi diciamo che vedevo il calcio come divertimento, come dovrebbe essere per tutti i ragazzi di oggi. Cioè non si deve pensare al domani, i ragazzi devono solo divertirsi. Poi se arriva l'opportunità di concretizzare questo sogno, allora ben venga, ma se non arriva ci sono tante opportunità nella vita. Cioè lo sport secondo me deve aiutare anche a formarti dal punto di vista proprio della persona, e quindi credo che questo sia fondamentale. Bisogna avere questa illusione, assolutamente no. I genitori devono stare al loro posto, purtroppo spesso non lo fanno, e se i genitori stanno al loro posto poi apprendono di conseguenza anche i figli. Quindi io dico a questi ragazzi, divertitevi soprattutto. Un bel messaggio. Io ragazzi vorrei sentire proprio voi adesso, anche se questo è un fuori programma, però mi piacerebbe sapere come state vivendo questo periodo, come si svolgono le vostre giornate. Iniziamo da Michele. Michele Leo, com'è cambiata la tua vita da quando purtroppo c'è la pandemia, soprattutto in questo periodo in cui non puoi allenarti? Allora, io... può sembrare strano, ma sto sempre con la palla, sto sempre attaccato alla palla. Cioè, quando scendo sotto da mio padre, vado, prendo la palla, mi metto a giocare, vado, esco fuori, c'ho una porta da calcio, mi metto a fare i tiri, mi alleno con i battimuro, palleggi, queste cose qua. Perché per me è una vera passione. Infatti mio padre mi dice sempre, hai sempre la palla incollata al piede, non ti stacchi mai. Che bello, quindi la pandemia non ti ha staccato dal pallone. Samuel Fedele, tu? Io invece pure sto sempre a giocare con mio fratello a calcio. E dove giocate, in casa? Sì. E poi che cosa pensi tu quando sei ottimista? Pensi che presto potrai tornare ad allenarti con i tuoi compagni? Qual è la tua impressione, la tua sensazione? Spero che ritorneremo al più presto. Allora, no. Giuliano De Luca, la tua vita com'è cambiata? Innanzitutto buonasera a tutti. Ciao. La mia vita è cambiata molto in questo periodo del Covid. Ho la fortuna di avere un fratello e scambiare due passaggi, due tiri nel mio giardino. Tutti i giorni lo fate? Sì, tutti i giorni. La nostra vita è cambiata, io spero di tornare presto con i mister e con i miei amici e di giocare al più presto con loro. E sentiamo Alessandro Belfiore. Allora, la mia vita, anche la mia è cambiata. Ogni giorno sicuro gioco a calcio con i miei fratelli. Uno dei tuoi fratelli è Antonio, giusto? Sì. Allora Antonio, tu che cosa fai in questi giorni? Vabbè, io faccio come Alessandro, faccio i compiti, esco qua fuori, gioco a calcio, faccio un po' di passaggi. C'ho la porta da calcio, quindi faccio un po' di tiri là con i miei fratelli. Alessandro De Luca, raccontaci la tua vita adesso, senza il calcio. Io faccio i compiti, poi gioco un po' la play e poi mi alleno con mio fratello alla piazza. Ah, in piazza. Bene, quindi il calcio non te lo fai mancare, bravo. Alessio Terrenzio, invece tu? E io invece faccio i video lezioni, sto un po' col telefono, faccio i compiti e se c'è un po' di tempo gioco a calcio. Giochi a calcio sempre da solo? La mascherina. Sempre con la mascherina, bravo. Certe volte sotto al giardino da solo oppure a distanza con gli amici. Facendo i passaggi. Allora Marco, tu invece cosa fai? Io faccio la video lezione la mattina, poi gioco alla PlayStation online con i compagni e
Il pomeriggio scendo sotto il giardino per 2-3 ore e gioco con i cugini a calcio visto che ho il giardino. Bene, grazie Marco, di nuovo tanti auguri a te. E salutiamo Andrea Tabanelli che è arrivato qui a Cuccioli e Campioni in modo virtuale. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Grazie per essere qui. Allora, buonasera. Buonasera, i nostri ragazzi ti salutano, sono i pulcini del 2010 con mister Torlontano e mister Falzarano. In studio c'è un giornalista del centro Paolo Toro e in collegamento Massimo Profeta, collega di Rete 8. Allora Andrea, la prima domanda, come ti senti guardando da spettatore questo momento non facile del Pescara? Sì. Già sto male a non poter dare il mio contributo, in più... le ultime partite magari siamo anche riusciti a raccogliere poco rispetto a quello che abbiamo fatto in campo, quindi direi proprio in questo periodo veramente male, quello che sento dentro, ecco, anche la voglia di poter dare una mano e non poterlo fare in questo momento è abbastanza frustrante, diciamo. Paolo, come dicevamo prima, sarebbe importante il contributo di un giocatore di esperienza come lui e di valore come lui in questo momento. Ma sicuramente sì, anche perché sapevamo del suo curriculum, della sua carriera, l'ha dimostrato pure quanto è arrivato, quando è arrivato ha dato un tocco di fisicità al centrocampo che era forse una delle cose principali che mancavano, peccato che poi insomma, questo contributo si è forzatamente interrotto. Ma sicuramente mi auguro che possa tornare presto pure lui per dare una mano alla causa, perché qui come il tempo che passa ovviamente è tiranno, come si dice, per cui è importante che in questo sprint quasi disperato finale ci sia l'apporto veramente di tutti. Tabanelli sicuramente è uno di quelli che insomma, un apporto significativo lo può dare alla squadra. Ragazzi, voi tenetevi pronti con le vostre domande. Adesso a te Massimo Profeta per parlare di Andrea Tabanelli. Sì, Andrea Tabanelli che intanto saluto e ringrazio. Tra l'altro faccia simpatica, Mila. Sì, è vero, grazie. Ma anche la voce, poi anche i toni. Poi questo accento romagnolo, sì. Insomma, ci piace. Ti ringrazio. Andrea Tabanelli, per parlare della sua carriera, che è stata una carriera importante perché lunga, tra l'altro lui ha fatto davvero la gavetta, ha cominciato in Serie C, apprendistato con il Bellaria e con la Giacomenze, tra l'altro nel Bellaria l'allenatore era Nicola Campedelli che ritroverà appunto nel Cesena. Esordio in B il 27 agosto 2012, Cesena-Sassuolo, il Sassuolo allenato da Di Francesco che poi vincerà il campionato di Serie B, 0-3 Pavoletti, Terranova e Troiano i marcatori, appunto l'allenatore Nicola Campedelli che poi però sarà sostituito da Pierpaolo Bisoli. In quel Cesena c'erano Gessa e La Padula, cara Mila. Quindi insomma ha giocato sia con l'attuale team manager Andrea Gessa che con Gianluca La Padula. Prima stagione in B, 31 presenze, primo gol in B, la stagione successiva il 1 novembre 2013 Cesena Ternana 1-1, il pari di Lauro che era un difensore della squadra umbra. A gennaio 2014, attenzione, passa al Cagliari perché lui si è messo in grande evidenza in un anno e mezzo di Serie B, tra l'altro giocando da protagonista, il debutto il 12 aprile 2014, Sassuolo-Cagliari, quindi il Sassuolo c'entra molto nel suo destino perché aveva esordito in B col Sassuolo, esordisce in A sempre contro il Sassuolo di Francesco, questa volta appunto in casa del Sassuolo, il Cagliari era allenato da Pulga, a 2 minuti dal termine rileva Eriksson, il portiere di quel Cagliari, altra curiosità, era Vlada Avramov che ha giocato nel Pescara stagione 2005-2006 in Serie B, allenatore Maurizio Sarri, c'era naturalmente De Sena che era un pilastro del Cagliari sin da quei tempi e c'era purtroppo anche il povero Astori che è scomparso prematuramente 3 anni fa. Giocherà le ultime 2 partite da titolare in Serie A contro Chievo e Juventus nel 2014-2015, il ritorno a Cesena sempre in Serie A, Cesena nelle cui fila militava un altro ex del Pescara, Emmanuel Cascione. Salterà, se non vado errato Andrea, correggimi se sbaglio, circa 25 partite per la frattura del metatarso, dico bene? Perché quella è stata una stagione sfortunata, in totale comunque 7 presenze in Serie A. Nel 2015-2016 rimane in B a Cesena perché il Cesena nel frattempo è in retrocesso, purtroppo allenatore Massimo Drago, prima parte di stagione solo 4 presenze, a gennaio in C si trasferisce a Pisa, il Pisa allenato da Gennaro Gattuso, 8 presenze, un gol,
gol, vince il campionato nella duplice drammatica finale spareggio, se vogliamo drammatica tra virgolette, contro il Foggia di De Zerbi, altro grande allenatore, allenatore insomma tra i più giovani e promettenti del panorama italiano. Resta l'anno successivo in B, stagione 2016-2017. Le cose in realtà qui non vanno benissimo, solo 6 presenze. Tra i compagni di squadra c'è anche Ray Manai, che era stato praticamente nel Pescara nel primo semestre di quella stagione in Serie A, senza lasciare traccia di sé. L'albanese, classe 97, si trasferisce nella seconda parte di quel campionato proprio nel Pisa, in cui militava appunto Andrea Tabanelli. Nel 2017-2018 approda al Padova di Bisoli. Bisoli, che è stato un allenatore importante nella sua carriera, come ho ricordato poc'anzi, in Serie B nel Cesena, ma anche in Serie A. All'esordio fa gol contro la Triestina, a gennaio però si trasferisce a Lecce. 11 presenze, vittoria del campionato di Serie C. Compagno di squadra, l'allenatore era Fabio Liverani, di Luca Di Matteo, pescarese DOC, e di Arrigoni, che è il capitano del Teramo. Entrambi giocano infatti nel Teramo da 2 stagioni. Resta a Lecce, campionato della sua vera consacrazione, stagione 2018-2019, 26 presenze e 8 gol. Credo che sia stato l'anno più importante della carriera di Andrea Tabanelli, perché non solo ha giocato tutte le partite, quasi tutte le partite da protagonista, mi è andato in gol con grande frequenza. 8 centri non sono affatto pochi per una mezzala. Ha segnato contro Palermo, sia all'andata che al ritorno, col Pescara, Crotone, il Pescara, quella famosa partita, credo che fosse novembre, 4-2 per i biancazzurri, biancazzurri in vantaggio 2-0, poi il Lecce in 10 uomini, 2-1 a fine primo tempo di Palombi, il 2-2 di Tabanelli di testa all'inizio della ripresa, poi il Lecce tra l'altro rimane in 9 uomini, alla fine si scatena Nando Del Sole, entrato dalla panchina, 2 gol fantastici, lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, lo ricorderà Andrea Tabanelli, davvero in visibilio il pubblico in quella partita. Però insomma il Lecce vince il campionato, gioca un grande calcio, resta in Salento in A, 13 presenze, tra l'altro è un gol, il primo e unico in Serie A, Lecce-Genoa 2-2, 8 dicembre 2019, quando entra al posto di Maier e segna la rete del pareggio di testa su assist di Filippo Falco, che è stato un altro ex del Pescara. A gennaio dello scorso anno il trasferimento a Frosinone in B, 7 presenze, salta una decina di partite per un problema alla caviglia, rientra e poi, sempre per motivi di natura fisica, salta la semifinale playoff e soprattutto il duplice spareggio, la finalissima playoff con lo Spezia, che poi approderà in Serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano. Resta in Ciociaria nella prima parte di questa stagione, non gioca tantissimo, segna un gol in Coppa contro il Padova, se non vado errato, e poi una rete sul rigore contro la Regina in campionato, tra l'altro l'ultima partita disputata con la maglia del Frosinone proprio contro la Regina al Benito Stirpe. Quando arriva a Pescara, cioè a gennaio, a fine gennaio, guarda caso esordisce proprio contro la Regina, 4 partite da titolare, purtroppo salterà le ultime 5 causa infortunio muscolare. Come giocatore lo ha già presentato Paolo Toro, le caratteristiche sono quelle: un giocatore di struttura, un giocatore abile negli inserimenti, un giocatore che fa gol, che ha i gol anche di testa se vogliamo, e soprattutto un giocatore molto, molto duttile, perché può anche ricoprire il ruolo di trequartista, cosa che ha fatto proprio nella prima partita disputata con la maglia del Pescara contro la Regina in casa. Speriamo che possa darci una grande mano. Io insomma confido nelle qualità di Andrea Tabanelli, che ha dei trascorsi importanti, lui viene dalla gavetta e lo ha dimostrato. Bene, bravo Massimo. Hai diritto di replica, Andrea. No, lo ringrazio, ho fatto una nuova descrizione adesso. Lo ringrazio e speriamo insomma di riprendermi presto per poter dare il mio contributo. Bene, allora iniziamo con le domande dei Pulcini 2010. Samuel, a te la parola. Hai giocato sempre nello stesso ruolo? Allora, ho iniziato, diciamo, da più piccolino, ho detto da centrocampista offensivo, diciamo trequartista. Ho fatto anche la punta quando ero più piccolino, fino alla primavera. Poi dopo, diciamo, debutto in Serie B con mister Campedelli,
niente, ma ha arretrato un po' di posizione e diciamo che a centrocampo dopo mi trovai molto bene, dopo da lì ho sempre fatto la mezzala, insomma, del centrocampo a tre. Sentiamo Michele Leo. E cosa fai nel tuo tempo libero? Giochi alla play o continui a giocare a palla? Finché riuscivo a giocare alla play fino a poco tempo fa, poi dopo ho avuto una bimba da un anno e mezzo a questa parte, quindi il mio tempo libero lo dedico alla mia bambina, adesso è un anno e mezzo, piccolina, quindi... Che bella, come si chiama? Come si chiama? Asia. Bel nome. Ti piacerebbe se giocassi a calcio, visto che il calcio femminile sta crescendo tanto in Italia? Sì, beh, dopo ovviamente la lascerò libera, certo, di decidere lei cosa vorrà fare, però sarebbe sicuramente bello seguirla, andare a vedere le partite, vediamo come cresce. Allora, c'è adesso un pulcino un po' cresciuto, Paolo Toro, che vorrebbe farti una domanda. Certo. Volevo chiederti questo, sei mai stato tentato dal basket, visto il fisico che... Secondo me, io sono un po' appassionato anche di quest'altra disciplina. Se sei stato mai tentato dal basket, hai provato a giocarci, oppure come mai poi hai scelto proprio il calcio e non magari, non so, una disciplina diversa dal calcio? Sì, sì, no, come passione principale è sempre stato il calcio. E poi dopo nel tempo libero, comunque finché ero giovane. Ecco, guarda, parli degli altri. Ma che saluta, meraviglia! Ciao! Ciao! Bella! Meravigliosa! È arrivata a salutare. Bellissima, ciao! E quindi ho giocato a calcio, la passione è il calcio. Poi dopo, nel tempo libero, comunque mi è sempre piaciuto praticare anche altri sport, magari in spiaggia, magari, non so, anche pallavolo, così, insomma, mi è sempre piaciuto. Basta che c'era una palla, li giocavamo tutto, ecco. Adesso Giuliano De Luca, la tua domanda. Buonasera Andrea. Ciao. Io ti vorrei porre questa domanda. Qual è la sensazione che provi giocare senza pubblico ai tempi di oggi? Questa è una bella domanda, nel senso che purtroppo il pubblico era uno stimolo incredibile, no? Era quello che dava la tensione giusta alle partite, dava la gioia, però speriamo presto che possa tornare la gente sugli spalti e ridare il vero valore, insomma, di questo sport, che è anche regalare gioia, insomma, a chi viene a vedere la partita. Sì, davvero. Alessandro Belfiore. Che ricordo hai della scuola calcio? Scuola calcio, un bellissimo ricordo. Non vedevo l'ora di uscire, o da che sia stato l'asilo o la scuola elementare, per andare a correre e giocare a calcio. E adesso voi siete molto giovani, deve essere un divertimento, soprattutto all'inizio. Dovete divertirvi e vivere appassionatamente. Poi dopo, crescendo, dovrete fare dopo i conti con altre situazioni, quindi finché siete così piccoli è tutto meglio. Antonio. Antonio Belfiore. Qual è il tuo gol più bello che hai fatto? Allora, il mio gol più bello penso sia stato 2 anni fa contro il Palermo. Mi fecero un cross da lontano e colpì al volo, incrociato sul secondo palo, proprio sotto l'incrocio dei pali, e penso sia, come diciamo, come anche difficoltà, c'è stato il più bello e il più difficile, ecco. Alessandro De Luca. Qual è la partita più emozionante che hai giocato? Allora, più emozionante ce ne sono state tante, per vari motivi, dalla finale col Pisa, all'ultima partita con Lecce, allo scontro diretto col Brescia, che fece il gol all'80esimo, che ci diede 3 punti per salire in Serie A, dalla prima magari in Serie A contro la Juventus, che c'erano veramente tantissimi campioni in campo,
fu la prima volta che mi trovai di fronte a tutti questi grandi campioni che avevo visto solo in TV, e forse come emozione ci metto quella, insomma, la prima partita con la Juve allo Juventus Stadium, sicuramente la Juve di Pirlo, Pogba, Tevez, Vidal, Bonucci, insomma c'erano tutti i grandi campioni, forse come emozione della prima volta metto quella. Mister Baldassarre, è importante per questi ragazzi confrontarsi anche con giocatori che abbiano avuto delle esperienze così altisonanti? Assolutamente, assolutamente. È fondamentale, anzi avere questa occasione è molto bello. Perché si possono confrontare, fanno delle domande di come vedeva il calcio, la scuola calcio prima, ho visto alcune domande, sono molto, molto carine. E andiamo avanti, adesso spetta ad Alessio Terrenzio. Qual è stato il tuo mister preferito? Il mio mister preferito? Vuol dire, ho avuti tanti, di preferito non saprei, tanti avevano tutti presi, tanti pregi e tanti difetti. Quindi dirti il mio preferito non lo so, sicuramente diciamo quello con cui ho avuto sicuramente più risultati in campo, insomma, che per fino adesso, fino a quest'ora che mi ha aiutato di più in campo, sicuramente ho ottenuto i risultati migliori, è stato finora mister Liverani. Andiamo a Samuele Marinucci. Buonasera Andrea. Ciao. Hai mai segnato un gol in rovesciata? Allora, rovesciata però non nei campionati professionistici, ho segnato quando ero un po' più piccolino, magari nei giorni giovanissimi o nella Beretti, però nei campionati coi grandi non l'ho mai fatto, l'ho rovesciata. Adesso Marco Prosperi. Marco? Ciao Andrea, io ho due domande da farti. Ciao Marco, io intanto ti faccio tanti tanti auguri per il tuo compleanno, Grazie, me ne sono scritte le domande. Hai mai avuto rimpianti nelle scelte fatte in carriera? Cavolo, bella domanda questa. Allora, più che nelle scelte fatte in carriera, ti dico qualche rimpianto per l'infortunio che mi ha citato prima, del quinto metatarso, perché poi me lo sono ritrovato di rompermelo tre volte, sono stato veramente fermo tanto tempo, ci ho messo quasi un anno e mezzo per recuperare, poi dopo ho avuto dei problemi poi a riprendere la condizione, perché poi cambiai un sacco di, si cambia i plantari, insomma, e avevo molti problemi, insomma, a stare bene ci mesi due o tre anni. Quindi più che altro a livello di episodi, ecco, di scelte non ho rimpianti, insomma, ho sempre fatto la scelta di andare, insomma, dove mi premeva andare per vari motivi, che siano di natura, soprattutto per avere le motivazioni giuste, ecco, per rendere al massimo. E la seconda domanda, c'è uno stile di giocatore in particolare che ammiri? Un giocatore che ammiro? Guarda, a me, guardando il mio ruolo, magari mi è sempre piaciuto Pogba. Quello che riesce a fare, nonostante la struttura così fisica e imponente, riesce comunque ad avere una grandissima tecnica anche in velocità, grande tiro, un giocatore non completo di più, quindi sarebbe piaciuto provare a giocare come lui. Siete d'accordo, ragazzi? Piace anche a voi? Sì. A me immagino. Allora, ragazzi, voi avete finito le domande. Mi rivolgo agli allenatori se hanno anche loro qualcosa da chiedere ad Andrea Tabanelli. Sì, Milan. Vai. Sì. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Che tipo di calcio prevedi fra 10 anni? Anche questa è una bella domanda. Prevedo, che spero magari,
più che altro che posso sperare di, beh, prima di tutto, come dicevo prima, di rivedere la gente a riempire gli stadi, che è sicuramente la cosa più bella, e poi magari anche in un campionato di Serie A più equilibrato, dove magari possiamo vedere giocarsi, vincere i campionati anche squadre magari non sempre le stesse come Inter, Juve e Milan, e creare un campionato magari più equilibrato, anche se so che sarà una cosa quasi impossibile, però e magari insomma anche dove si cercherà anche di dar subito magari più tempo e più fiducia magari ai giovani di provare a giocare subito un palcoscenico importante, che in Italia magari c'è poca pazienza, c'è poco tempo di aspettare le giovani promesse, poi magari adesso delle più recenti, magari Coutinho all'Inter è sempre stato, aveva 18-19 anni, è sempre stato criticato, falsa promessa così, poi vanno all'estero, ma non perché vanno all'estero, perché hanno ognuno il suo percorso di maturazione, quindi magari c'è chi ci mette più tempo, c'è chi ci mette meno, e quindi sperando dai che si dia più fiducia insomma ai giovani. Adesso sentiamo anche mister Falzarano. Ciao Andrea, buonasera. Ciao, buonasera. Ascolta, ti volevo chiedere che differenze noti rispetto al calcio di 10-15 anni fa? Allora, sicuramente è un calcio un po' meno tecnico, un po' meno divertente, un po' meno fantasioso, un po' più legato magari alla fisicità e alla tattica, ecco, questo purtroppo ha avuto un'evoluzione che magari è meno divertente da vedere fuori, però ovviamente portano i loro frutti, insomma, le modifiche che ha avuto nel corso degli anni si tende sempre ovviamente a migliorare, quindi però magari visto da fuori sicuramente un calcio un po' meno divertente, ecco. Grazie. Allora, grazie Andrea Tabanelli per queste belle risposte date poi con tanta simpatia, con tanta verve. Adesso, grazie, vi ringrazio voi. Grazie. Grazie a te, però aspetta Andrea, perché noi vorremmo parlare dell'impegno di domani del Pescara Almenti di Vicenza, lo vorrei fare con Paolo e con Massimo Profeta. Allora, Paolo, se vuoi chiedere qualcosa. Sì, domani è chiaramente l'ennesimo, diciamo ennesimo impegno importante, e la squadra deve giocare per cercare di vincere, come ha detto giustamente e in maniera molto chiara Massimo prima nell'intervento precedente, e quindi chiaramente ci si aspetta una squadra attenta in difesa soprattutto e molto propositiva e molto che cerchi di più coraggiosa anche nella manovra offensiva e soprattutto che cerchi di tirare un po' di più verso la porta e non magari scegliere sempre quelle azioni che ti portino, no, dentro l'area di rigore, dal punto di vista questo non da tecnico ovviamente. Volevo chiedere una cosa ad Andrea, se in questa situazione difficile se ci si è mai trovato e secondo lui quali sono gli ingredienti per cercare di poterne venire fuori. Sì, allora sicuramente è una situazione molto difficile. C'è da dire che nelle ultime partite, soprattutto insomma da quando è arrivato il mister, ha dato molto ordine, ha rimesso un po' di ordine in una situazione un po' più diciamo confusionaria, dove si era arrivati un po' per insomma per il momento ad avere un po' l'ansia insomma di veniva un po' insomma la paura insomma di giocarsi le partite, era un po' contratti, legati, insomma non si era visto assolutamente un buon Pescara. Io penso che quando è arrivato il mister ha rimesso ordine e voglia di giocarsi le partite insomma senza paura. E io penso che quando è arrivato il mister le prestazioni ci siano veramente sempre state, cioè non c'è stata una squadra che da Frosinone in poi ci abbia messo sotto, che non abbiamo magari fatto tratti di partite in cui abbiamo fatto male. Okay. Io penso che abbiamo sempre disputato ottime gare e questo insomma è il segreto insomma, per poi venirne fuori, insomma, giocarsi le partite per provare a vincerle.
e quindi poi a volte purtroppo si è riusciti, a volte per qualche ingenuità non si è riusciti ancora di 3 punti, magari 2 partite si è rimasti in 10, ma anche l'ultima partita è stata una prova veramente di forza, in 10 uomini a continuare ad avere il pallino del gioco per tutto il tempo. Poi dopo, ripeto, purtroppo per un motivo o per un altro, qualche ingenuità o un po' di sfortuna, non si è riusciti a raccogliere, secondo me, veramente quello che meritavamo, per dire, anche Pordenone 3-4 occasioni chiare da gol che in un momento magari diverso magari sarebbero andate dentro. Quindi staremo qui a parlare di una rinascita, di un nuovo Pescara, sia per le prestazioni e magari per i punti, se avessimo raccolto, secondo me, quello che meritavamo. Poi dopo il segreto è sempre quello: lavorare, cercare di preparare le partite meglio possibile e di andare in campo e dare il massimo. Poi sarà il destino, insomma, a dichiarare se ce la faremo o no, ma secondo me ce la giocheremo, insomma, fino alla fine. Massimo? Sì, insomma, ha detto tutto Andrea. È chiaro che bisogna giocarsela fino alla fine questa salvezza, anche attraverso i play-out, che sono in questo momento l'obiettivo, diciamo, più alla portata, è chiaro. Esatto, sicuramente. Non possiamo prendere in giro la gente, giustamente, no, in questo momento sono 11 punti di distanza dalla salvezza diretta, invece 5 punti si possono recuperare, però è chiaro che bisogna cominciare a vincere anche sabato, meglio domani, bisogna provarci. A Vicenza, che non è una squadra impossibile, una squadra Mila che ha vinto soltanto 2 partite in casa, pareggia tanto, 9 volte a Romeo Menti, c'è qualche assenza nel Pescara, purtroppo quella di Tabanelli che si protrae da qualche settimana, non rientra Bocchetti, Scognamiglio squalificato. Ti do una primizia, un'anticipazione: si torna alla difesa a 3. Questo sembra essere acclarato, anzi è acclarato, con Sorensen, il rientrante Drudi e Gut. Però al di là degli interpreti, al di là di chi giocherà, del sistema di gioco, dei numeri, perché noi ci piace molto parlare e filosofeggiare sui numeri del calcio, bisogna metterci l'anima, è chiaro, l'anima, come dice Andrea, bisogna metterci un po' di coraggio, ci vuole anche un pizzico di fortuna, che negli ultimi tempi non c'è stata, purtroppo, perché quando sei lì sotto serve un pizzico di fortuna. Ha detto bene Andrea, il nuovo tecnico è stato bravo a ridare un nuovo spirito alla squadra, sicuramente una migliore organizzazione in fase di non possesso, che purtroppo non c'è stata. Ecco, diciamo che l'unico neo questo primo tempo con l'Ascoli, anche se poi si è riuscito a tornare in vantaggio in 10 uomini, però in 10 contro 11 lì forse è mancato qualcosa, perché non la devi perdere, ecco, quella è una partita che tu non dovevi perdere, il punto sarebbe stato preziosissimo, anzi sarebbe stato di inestimabile valore, perché comunque il Cosenza aveva pareggiato, la Reggiana aveva perso, rimanevi sempre a 4 punti con l'Ascoli che non scappava, adesso l'Ascoli è a 4 punti da te, insomma la situazione è complicata, però secondo me l'obiettivo, pur essendo difficilissimo, non è impossibile. Grazie Massimo, sei d'accordo Andrea? Ultima assolutamente, tua dichiarazione. Io ovvio che dopo la sconfitta di martedì sera ha fatto veramente male a tutti, dobbiamo essere onesti a dirlo, perché è stato un brutto colpo, ecco. Però io sono convinto, insomma, che dalle prestazioni che stiamo facendo dobbiamo ripartire da lì, insomma, da un secondo tempo incredibile, in 10 uomini, quella voglia, quella fame di riprendere una partita nonostante lo svantaggio grosso, insomma, di un uomo in meno, andare in vantaggio, poi magari prendere subito gol, quindi poteva essere una mazzata, ma invece abbiamo continuato a giocare, avere il pallino di gioco in mano nonostante l'uomo in meno. Poi dopo la stanchezza ovviamente magari negli ultimi minuti si è fatta sentire, mancata un po' di lucidità, negli ultimi 30 secondi hanno trovato questo gol davvero pesante. Però voglio ribadire questa cosa, che bisogna ripartire dai punti, insomma, dalle cose positive, che sono comunque le prestazioni che ci sono sempre state, e quindi da lì continuare a lavorare. Sappiamo che come dicevamo, è stata una grande botta, però comunque la zona, insomma, che puntiamo noi, che è quella, insomma, dei play-out, si è allontanata nonostante tutto, nonostante la serata nera, di solo un punto, quindi ecco, di non smettere sicuramente di lottare e di provarci, perché per un solo punto sicuramente non è che il Pescara
retrocesso dell'altra sera, insomma, anzi, Pescara è vivo e ci proverà fino alla fine, questo è sicuro. Beh, ragazzi, vogliamo fare un applauso per quanto sia possibile, ognuno da casa propria, ad Andrea Tabanelli e alla Pescara, un applauso benaugurante. Forza, tutti insieme. Grazie, grazie ragazzi. Grazie noi. Grazie, così ci ragazzi, salutiamo, grazie. Grazie ai Pulcini 2010, a mister Baldassarre, al vice mister Falzarano, un ringraziamento a Massimo Profeta collegato in Zoom. Ciao, grazie. Ciao Andrea. Ciao, grazie. Ciao, a Paolo, ciao, un abbraccio, buona serata. Buona per serata. La presenza qui, grazie. Un grazie al nostro regista, grazie Andrea Di Fabio, al Ceo Tontornati per la diretta Zoom, a Massimo Pucciante dell'Ufficio Comunicazione Pescara Calcio, Angelo Londrillo, responsabile delle attività di base, e Giuseppe Geria, direttore del settore giovanile. Grazie al Ceo Tontornati, a Francesco Paolo Sabbiani e Daniele Berardi per i contributi esterni. Noi ringraziamo tutti voi per l'attenzione, vi aspettiamo sabato prossimo a Cuccioli e Campioni. Buonanotte.